727 Warstar, dopo aver dichiarato in prima serata sulla 7 che i suoi guadagni mensili corrispondono a circa 20.000 euro, dato che ha parlato di cifre intorno ai 5-6.000 euro a settimana, ha voluto mostrare questi soldi al brasiliano, che ha risposto con una cosa molto inaspettata, andandoli infatti a snicciare su un'evasione fiscale, dato che nonostante i 727 lavori e guadagni dalle sue stories Instagram vendendo i product placement, che come avevo detto anche su Twitch in live quando abbiamo visto il servizio erano palesemente a nero, percepisce ancora il reddito di cittadinanza, che appunto è fatto per chi tecnicamente è disoccupato e non per chi come lui vendendo stories Instagram guadagna bei soldoni. Ovviamente non c'è nessuna prova che quello che dice il brasiliano sia vero, quindi potrebbe soltanto essere un'accusa infondata. Ma comunque io vi lascio le stories in modo che possiate giudicare voi stessi. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio. Visto che fake ci si fesse tua sorella, va su Google e scrivi questo codice, fratelli, 475374X3N60, va bene, fratellino? Bello, fratello. E anche oggi siamo in bianco. Andiamo a fare colazione, zio Brasile. Allora, soldi in tavola che andiamo a controllare Rolex, eh? Bello, fratelli, quando mi fa vedere questo. Oh, non ti fa pressare? Non ti fa pensare, fratelli, quelli quelli saranno i soldi del reddito di cittadinanza, lo dice il brasiliano, perché gli ha detto che i soldi del reddito di cittadinanza gli ha detto la gente, e Dio dai che tatteggi i soldi del reddito di cittadinanza, sicuramente la pagnottella saranno quelli. Quando vuoi andiamo, tanto c'ho tutti i cartellini segnati, andiamo ad aprire l'orologio, 25.000 euro, si sono i tuoi quelli, si t'hanno prestati, moglie, già gli ha ridati. Se sono i tuoi, metti 5 sacchi davanti a me, davanti al gioielliere e facciamo aprire l'orologio, però mo vai a ridare i soldi e mettici quelli di reddito di cittadinanza, che tu lo prendi, dillo a sti amichetti. Yeah, he's both.